siamo con i piccoli campioncini della polisportiva giovanile Scandale, di ritorno da Coppa Tricolore. Toglie sti corner. Io non ho vinto la Coppa Tricolore. Io. Sì? Mi hanno regalato. Reggio Emilia. Tu sei? Giovanni Esposito. Ah, tu sei Giovanni Esposito. Autore di quanti gol? Allora tutti sposi! Bravo. Raccontaci il gol, come hai segnato? Allora, ho scortato due persone. Chi te l'ha passata la palla? La palla Leo. Leo chi? Leonardo Giuliano. E chi è? Leonardo Giuliano. Chi è sto Leonardo Giuliano? Di Reggio Emilia. Ah, di Reggio Emilia. Era una squadra mista, diciamo. C'erano pure giocatori di Reggio Emilia. Me hanno passato, io ho scortato due persone, mi trovo dentro l'aria. Hai scartato due persone? E come hai fatto a scartare due persone? Il difensore e il portiere. No, il portiere no. Di scivolata col sinistro. Invece tu? Io sono stato autore di zero gol. Io ho sbagliato il rigore. E tu non hai giocato, ma non dire bugie. No, io ho sbagliato il rigore. Sì? Io e lui siamo migliori. Non è vero. Io e lui è Raffaele. Siamo difensori. Ma è vero che... Io essendo tutti e due sinistri, no? Giocavate un tempo per uno. Sì. Perché il sinistro o gioca a sinistro o non può giocare, logicamente, no? Mi sembra una cosa ovvia, no? Che faccio? Non è che tipo un sinistro potrebbe giocare avanti, no? No. I sinistri solo in difesa giocano, giusto? Avanti non possono giocare, no? Io faccio attaccante. È una regola della FIGC, no? Se un sinistro gioca avanti, la partita viene data per set a tavolino, no? Io faccio attaccante. Esiste questa norma, no? O no? Me la sto inventando io? No, esiste, no? Attaccante. Quindi di sinistra possono giocare solo in difesa e non possono superare la linea di centrocampo. Se no è peccato mortale, giusto? Io sono centrocampista a destra. Eh? Centrocampista a destra. Tu la puoi superare la linea di centrocampo? O solo Raimondo la può superare? No. La linea di centrocampista è... Io attaccante. Tu sei attaccante? Ah, non è che lo sapevo, ma, che c'era la palla. Ma tu di che anno sei? Io. Cosa? Sì, va bene, sussona. Tu di che anno sei? Di che anno? Eh? E come di che anno? Di che anno sei nato? La tua data di nato? No, l'anno. Dicembre. Di che anno? 2004. Dal 2003. 2003. Ah, no, nel 2001. Nel 2001. Ma che padre? Quindi c'hai 9 anni? No. 8 anni? 6 anni. E allora non sei nato nel 2001? Nel 2004. Sì. Nel 2001, e allora fai 9 anni? No, nel 2003, nel 2003. Quindi fai sette anni a dicembre? A dicembre. Fai 7 anni. E che classe fai? La prima, elementare. Bravo, e chi è la tua maestra? Sì, quale maestra? Dell'elementare. Maestra Marino. All'italiano. Ma quando lei o sei, no? Ma quando lei? Non ho capito. E tu invece di questo torneo che ci racconti? Ma la cosa che vi è piaciuta di più qual è? Le ragazze della squadra di calcio femminile? No, sì. La Danimarca! Le ragazze della Danimarca. Sono piaciute? Sì. Sì? A me nessuna! Quelle bionde, no? Quelle con la maglietta blu. Quelle blu. Ma sai se hanno vinto? Perché erano in finale. Hanno vinto contro la Reggiana, hanno vinto? La finalissima l'avete vista? 2-0. Ah, che bello! A me non mi piacciono le femmine. Non ti piacciono le femmine? E che ti piacciono? I maschi. I maschi ti piacciono? All'età tua è giusto? È il giocatore. Speriamo che poi cambi però. No. Perché sennò è grave. Non cambierai mai. Ti piaceranno sempre i maschi? No, non ci credo. E mi piace pure giocare a calcio. Meno male. A pallavolo? No, non ci so giocare. Ah, se non ci metti. È l'esperienza. L'anno prossimo la ripetiamo. La cosa che mi è piaciuta di più che il numero 10 siamo a l'anno prossimo dobbiamo andare a Barcellona. Numero 10 di chi? La più divertente è stato il palco, perché ho mangiato il rigore. E quindi avete pareggiato quella partita? Io l'ho sbagliato il rigore. Tu l'hai sbagliato? Sì. Tu giochi nel Falk? No, io nei primi calci ho sbagliato il rigore. Ah, mannaggia, poi un'altra volta lo segno. Vabbè. Gira. Fai un saluto. Tu non sei di origini italiane. Di che origine sei? Rumena. Fai un saluto in rumeno. Saluto a tutti. Perché questo va su YouTube, quella potranno vedere anche in Romania. Saluto ai tuoi paesani rumeni. Un saluto dal pullman della polisportiva Scandale, dai, in rumeno. No? Vabbè. Fai tu un saluto in dialetto scandalese. Salutiamo a paesani. Scandale. Non sei di Scandale? E di dove sei? Papà abita a Scandale, però sono di Reggio Emilia. Ah, sei di Reggio Emilia? Perché tu non è me. Non riusciamo a fare un saluto. Tu lo sai, fai un saluto in dialetto? No, arrivederci. Arrivederci.